Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi, stiamo vivendo il periodo pasquale. La Pasqua significa alzarsi in piedi. La Pasqua è il nostro Signore Gesù Cristo. È una persona, non è un'idea, un concetto, ma una persona che aiuta noi che non riusciamo a camminare, alzarsi in piedi. Lui, carissimi, vuole anche farci volare, ma dall'altra parte si rende conto anche che esistano coloro che non sanno non solo volare, ma neanche camminare. Ecco perché questo amore pasquale, l'amore di Dio, è tutto per noi, per aiutare quelli che vogliono volare, volare, e quelli che non sanno camminare, camminare. Carissimi, la Pasqua è sempre anche un incontro con la nostra incredulità, il nostro dubbio, dubbio nella fede. Ecco perché il cardinale Bifi diceva: se io sono partito dal niente, dal nulla, e devo finire nel nulla dopo la mia morte, allora lo trovo assurdo, perché partendo dal nulla, per andare al nulla, la strada più semplice, più breve sarebbe quella di non partire. Ecco perché, carissimi, se io, diceva il cardinale Bifi, devo finire nel nulla, nel niente, io già vivo per niente. E così gli uomini che hanno abbandonato, messo nell'angolo della loro vita Dio, vivono proprio per niente. Guardate la nostra gioventù, un giovane su tre in Italia non lavora. La gente che si droga, che beve, che si prostituisce, la gente che va per la strada della corruzione, per la strada, ecco, del tradimento dei rapporti umani, matrimoniali, sociali, eccetera. La gente che ha spostato Dio nell'angolo della propria vita, va verso il nulla e vive già per nulla. Ecco perché dobbiamo, con questo passaggio pasquale, ridare un senso alla nostra vita. E come si fa? Mettendo al centro della nostra vita Gesù. Carissimi, un grande pensatore dell'Oriente diceva: si dice che per primo si debba amare l'uomo e dopo Dio. Io ho provato a farlo e ho scoperto che tutto ciò era inutile. Ecco perché a un certo punto ho iniziato ad amare più di tutto Dio e andare nel cuore di Dio, e ho scoperto nel cuore di Dio l'amore per gli uomini. L'amore che mi sempre mancava, con cui, ecco, amare mia moglie, mio marito, miei figli, eccetera. Ecco perché, carissimi, la Pasqua, alzarsi in piedi, significa correre nel cuore di Dio, entrare nel cuore di Dio, non solo stare davanti a Dio, ma essere immersi in Dio. Sono due cose completamente diverse. Stando davanti a Dio con il tuo mondo, oppure essere in Dio, immerso nel Dio. Ecco perché quel pensatore diceva: nel cuore di Dio esiste un amore vero per tua moglie, per tuo marito, per tuo amico. Devi, quando le cose non vanno bene, quando i conti non tornano nel rapporto, nella relazione con qualcuno, devi lasciare questa persona e andare nel cuore di Dio a trovare l'amore per questa persona. Ecco, questo è un grande passaggio, carissimi, che si introduce con una frase sola: noi dobbiamo mettere la nostra vita in Dio, in preghiera, non la preghiera nella nostra vita, ma la nostra vita dobbiamo mettere nella preghiera. Che significa? Significa: io mi abbandono a te, Signore, ecco la mia vita, mi abbandono a te, sono umile davanti a te,
e ti presento, caro Gesù, questo aratro della mia vita, che è il mio matrimonio, il mio sacerdozio, il mio lavoro, che mi sembra più pesante rispetto all'aratro dell'amico che vedo come ara a fianco a me. Noi, carissimi, a volte guardiamo il nostro aratro, ripeto, ad esempio il matrimonio o il lavoro, e diciamo, mamma mia, ma sembra che aratro del mio amico, il mio vicino, è più leggero, non fa più una fatica del genere come quella mia. Invece, carissimi, non è così. Ogni uomo ha la propria sofferenza, anche se noi non ci accorgiamo di tutta questa cosa, ma ogni uomo ha un peso, ogni aratro ha un peso e ha bisogno, ecco, di un sostegno, di una potenza dall'alto, una potenza di Dio per essere spinto verso la meta che il Signore ti ha consegnato. Ecco perché si dice che al giudizio finale, dopo la nostra morte, noi troveremo il giudizio degli aratri abbandonati. Guardate nel mondo di oggi quanti aratri sono abbandonati, quanti matrimoni spezzati, quanti divorzi, separazioni, quanti sacerdoti hanno lasciato il sacerdozio e se ne sono andati, quanti aratri, ecco, abbandonati, quanti uomini non sanno più lavorare, come vi dicevo, un giovane su tre lascia il lavoro, lascia il suo aratro perché dice è troppo pesante. Ma perché è troppo pesante? Perché non c'è dentro di te la forza di Dio, perché hai lasciato Dio, perché lo hai abbandonato, perché ti sei fissato sulle tue forze, perché sei diventato in centro tu, non Dio della tua vita. Sei diventato proprio egocentrico. Ecco perché, carissimi, dobbiamo tornare al Signore. Vedete, noi siamo un po' come i vasi di argilla. Forse a volte ci sono anche delle crepe, siamo un po' frantumati, ma la potenza della vita sacramentale, allora della Santa Messa, della confessione soprattutto, del matrimonio, perché anche questo sacramento, del sacerdozio, consiste nel fatto che Dio riempie questo vaso che sei tu della sua grazia. E anche se è solo un vaso di argilla, forse anche un vaso un po' frantumato, come vi dicevo, mezzo distrutto, ma questo vaso che sei tu vale molto, molto più rispetto al prezzo originale, al prezzo vero. Perché? Perché dentro c'è oro, c'è la grazia di Dio, c'è la sostanza di Dio. Ma che cos'è questa grazia di Dio? Vi ricordo quando Gesù è stato battezzato, ecco, a un certo punto si è sentita la voce del Padre: tu sei mio figlio amato, in te mi sono compiaciuto. Questa è la grazia di Dio, l'amore di Dio. Dio anche nel giorno del tuo battesimo ha ricordato e ha pronunciato le stesse parole su di te e le pronuncia ogni volta quando tu entri nell'ambiente della vita sacramentale. Allora, quando sei a messa, quando sei nella confessione, quando vivi il tuo matrimonio, tu sei mio figlio, mia figlia prediletta in cui mi sono compiaciuta. Allora, vedete, a questo punto voglio dire una cosa molto valida, che anche una persona malata che non si muove, oppure anche un handicappato, ma pieno di grazia di Dio, perché frequenta la Chiesa, perché prega, è molto più importante di un genio, ma che non ha la grazia di Dio, perché ha messo Dio nell'angolo della sua vita. Ricordatevi, è come una vasa o un vaso pieno di oro, è molto più importante, molto più prezioso rispetto a un vaso di cristallo bellissimo ma vuoto. Ringraziamo il Signore, ecco,
per la sua grazia che ci riempie, che aumenta il prezzo, il tuo prezzo. Tu vali perché? Perché dentro di te abita Dio, perché tu sei il tempio di Dio. Ecco perché, carissimi, dobbiamo correre verso il cuore di Dio per trovare questa grazia, cioè la capacità di amare mia moglie, mio marito, mio amico. Là, nel cuore di Dio, c'è la grazia, c'è l'amore che io da solo non posso produrre. Vi racconto una storia che mi ha molto colpito. Siamo nell'Ottocento in Francia, nelle Alpi francesi. Arriva un certo Luigi Martin in un monastero di San Bernardo perché questo ragazzo, aveva 20 anni, voleva fare il frate. E il superiore del convento, dopo un lungo colloquio, gli dice, Luigi, la strada della vocazione sacerdotale non è per te. Tu sei destinato a costruire una bella famiglia cristiana. Questo giovane lascia il convento un po' deluso, ma dopo qualche anno, in un altro spazio di Francia, una ragazza giovanissima, Zelia Guerin, entra in un convento delle suore della carità e fa la stessa cosa, vuole proprio diventare suora. E la superiora di quel convento le dice, guarda Zelia, non è la strada per te. Io sento nel cuore la risposta di Dio che dovresti tornare a casa, perché la tua strada è quella di costruire una famiglia e vivere il matrimonio. Dopo qualche anno questi due si incontrano, si potrebbe dire casualmente, anche se il caso non esiste, perché il caso è uno dei pseudonimi di Dio. Si incontrano, si innamorano e parte un grande amore, si sposano e nascono 5 figlie. Tutte e 5 diventano suore, in cui una santa, chi è questa santa? Santa Teresina da Gesù Bambino, che voi conoscete, la patrona delle missioni e dell'evangelizzazione. Ecco, vedete che significa prima andare a chiedere l'amore nel cuore di Dio. Là questi due si sono incontrati e da quell'amore poi, ecco, sono nate le cose grandissime come la santità delle loro figlie, e anche loro stessi nel 2008 sono stati beatificati dal Papa Benedetto XVI. Perciò ecco questa grande ricerca di Dio, della maturità. Il Signore vuole, ecco, che noi ci incontriamo nel suo cuore per trovare poi la risposta su che cosa dobbiamo fare. Carissimi, si dice che si può vivere 2 volte 20 anni e mai vivere 40 anni. Che significa? Che ci sono delle persone immature che vivono da ventenne per 2 volte, per 3 volte e arriva a 60 anni, ma mai si comporta da una persona quarantenne o sessantenne. Ci sono i cuori che si sono fermati anni fa e dentro di un uomo, di una donna, vive un ragazzo, una ragazza, ecco, che ha 10 o 20 anni, anche se questa donna fisicamente ha oggi 70 anni, ma è immatura. Si può vivere 2 volte 20 anni e mai vivere 40 anni, arrivare a 40 anni. Pensate se forse anche dentro di te non c'è qualcosa da maturare. Ecco perché abbiamo bisogno di questa grazia, grazia di Dio che ci matura, che ci fa maturi nell'amore, nel perdono, nella capacità, ecco, di essere pazienti, di essere misericordiosi, di essere caritatevoli, comunque di essere cristiani. Vi auguro che questo incontro con Dio, ecco, ci offra questo grande pellegrinaggio nel cuore di Dio, dove noi attingiamo amore
che poi vogliamo condividerlo con Dio, con gli altri e con noi stessi. Sia lodato Gesù Cristo.